Salva a tutti, scrausi falliti del web. Un'altra location. Le proviamo un po' tutte. Questa era la vecchia location del Kebabaro, che nel mio gruppo Telegram, molti miei fans profetici mi hanno consigliato questa location. Vediamo un po', decidete fra le varie location quella che vi piace di più. L'unico che vi fa uscire dalla Matrix del bodybuilding italiano. Scrausi falliti haters, fate una cosa. Commentate, osservate e rosicate quando ve ne andate. Quello che vedevo di, ve lo dico dopo alla marchetta. Ci vediamo dopo falliti, e becca sti duplotoni. Piccola pubblicità da marchettaro. Se non vuoi diventare una soiola, una spigola come Emil Fitness, fa una cosa. Vai su Prozis e inserisci il codice sconto Il Profeta. Riceverete il 10% di sconto più vari omaggi. E in più vi dico una cosa, che per chi fa ordini superiori a 60 euro, mi mandano screen su Instagram, il profilo Il Profeta della Verità, e gli invierò gratuitamente il programma Progressioni Profetiche in omaggio, che ti insegna come progredire su tutti gli esercizi. Quindi che cazzo sta ad aspettare? Volete restare soiole, schifi secchi umani o volete diventare come l'eccellenza profetica umana? A voi la scelta. Allora ragazzi, di che parliamo oggi? Voglio darvi un piccolo consiglio per chi si interfaccia al mondo della palestra. Se state iniziando ora palestra, questo bellissimo mondo del bodybuilding, fate una cosa: non seguite i consigli degli youtuber. Ce lo dico pure contro me stesso. Questo perché? Perché siccome ormai questa piattaforma è veramente diventata enorme, c'è tanta informazione, ma c'è anche tanta disinformazione. Quindi bisogna scegliere bene le fonti in maniera accurata e quindi a persone che iniziano ad allenarsi proprio adesso vi sconsiglio di seguire la piattaforma di YouTube. Perché comunque la disinformazione è veramente tanta. Te vedi il video di quello che dice che natural 9,7% di grasso pesa 98 kg, quell'altro che te fa il calisthenics, che dice che a corpo libero grazie al calisthenics senza pesi è riuscito a mettere una massa muscolare migliore del bodybuilder in soli 2 anni, 3 anni, quanta cazzata ha fatto lì del prete, come si chiama, il monaco. Cioè, molta disinformazione e parecchie persone vanno in depressione guardando, diciamo, i risultati di questi personaggi. Perché dicono, ma come? Quello in 2 anni è riuscito ad ottenere un fisico così degno di nota fuori la media, senza neanche praticare la sala pesi, e io magari sono 4-5 anni che mi alleno e ho un fisico normale, magari quello perché ti alleni pure de merda. Però la piattaforma ormai è invasata da personaggi che non dicono il vero, e questo perché? Perché comunque hanno delle aziende che li sponsorizzano, vedono che stanno facendo i soldi e ovviamente oscurano certe cose, no? Perché non è come possono dire, guarda, io mi prendo la roba, anche se ad occhio nudo è veramente palese. Quindi non è che dici a profè, però tu sei invidioso perché questi, no, c'è un bel fisico, cioè, sono contento per te, però non puoi dire che quel fisico è stato ottenuto in maniera naturale, anche perché se mi metto nei panni di queste persone, prima di cominciare palestra, io apro un video, dici io sono natural, sono 2 anni che mi alleno, cioè parte già la demotivazione, magari inizialmente sei motivato, quando vedi che i risultati non arrivano, magari facendo anche le cose per bene, ti fa una domanda, dici o questo mi sta a pià per culo oppure proprio non sono adatto per questo sport. Vi dico una cosa, il bodybuilding non è per tutti. La palestra sì, cioè possiamo allenarci, potete allenarvi e chiunque può raggiungere un ottimo fisico, ma ovviamente non si potrà mai arrivare a certi livelli, cioè non tutti possono ambire a certi livelli, a certi fisici, come il profeta della verità che c'ha un fisico da Madonna, le braccia profetiche che sono le braccia migliori natural in Italia, cioè non è che tutti ce l'hanno con questa, diciamo, vascolarizzazione e questa densità muscolare. Quindi non aprite la piattaforma di YouTube se avete appena cominciato il mondo del bodybuilding. Almeno l'unico che dovete seguire è il profeta, perché sono l'unico onesto su YouTube. Guardare i video degli esercizi, come si fanno, sì, poi ci stanno molte persone, molti teorici, cioè la teoria va bene, ma dopo un po' te fai tu palle così, perché il bodybuilding non è solo teoria, è soprattutto pratica. Io mi ricordo che ci sono molte, conosco anche molte persone che hanno fatto scienze motorie che comunque sono preparate a livello teorico, ma a livello pratico non sanno manco fare una chest press, non sanno manco fare una panca, non sanno neanche cosa sia un'adduzione scapolare. Quindi se andate a vedere questi canali, come ad esempio Alma Fisio lì, quell'altro di Babbuini, cioè, ci siamo visti, no? Hanno fatto anche il video, le calorie non contano, cioè ma come cazzo puoi dire che le calorie non contano per far sì che una persona ingrassi o dimagrisca? No, perché conta il movimento, sì conta il movimento, ma se tu dopo il movimento te mangi 40.000 calorie, cioè è normale che vai all'ingrasso, non bisogna stare attenti alle calorie, no, tutti hanno bisogno di un nutrizionista.
soprattutto se si ha una condizione di partenza in sovrappeso, una condizione grave, anche per persone che magari sono magre, sono esili e che non riescono a raggiungere la forma fisica perché pensano di mangiare e magari stanno sempre in deficit calorico. Quindi quello che dovete fare, secondo l'opinione profetica, è uno, prendervi un preparatore che non stia su YouTube, cioè un preparatore che magari è già affermato nel campo e di cui voi vi fidate, che magari ha fatto già altri cambiamenti nei confronti di altri ragazzi, quindi che già ha una buona reputazione e non un preparatore doped, un preparatore natural. Perché doped ci capiscono, sì, magari ci capiscono anche. Però se ormai sono addentrati in quel mondo, cioè basta poco che voi ci cascate, perché vedete quell'ambiente, vedete come si allenano, vedete, diciamo, un altro tipo di mentalità e voi ci cascate dentro. Invece dovete prendervi un preparatore natural che prepara atleti natural. Anche se vi dico una cosa, che gli atleti natural non esistono. Ci sono categorie natural, sì, ma si può badare benissimo. Quindi, diciamo, le gare cosiddette natural sono tutte una cazzata, non esistono, ragazzi, mettetevi l'anima in pace. Ecco perché vi dicono: prof, ma tu gareggerai? Se un giorno dovessi gareggiare, io sono cosciente al 100% che io ci vado da natural drug free. Questo è quello che farò. Sicuramente arrivi dopo il palco, ma comunque magari è una soddisfazione. Adesso non ho intenzione di gareggiare. Però tornando al discorso di prima, se dovete iniziare questo fantastico mondo del bodybuilding, lasciate sta YouTube, perché la piattaforma è talmente invasata, come stavo dicendo, di personaggi veramente macabri che dicono un sacco di cazzate per interessi, che voi vi confondete. Poi se ci fate caso, più la disinformazione è alta e più questi personaggi vanno avanti. C'è invece una persona onesta come il profeta che dice la verità agli iscritti, stiamo sui 7600, comunque una buona quota, un canale, diciamo, che sta crescendo piano piano. Però se vedete bene, anche come nella vita, chi ha gli iscritti maggiori, non sempre, non in tutti i casi, però dice un sacco di cazzate e la legge della proporzione è così. Quindi molti canali che vengono, che diciamo hanno questi video in evidenza, come ad esempio Alma Fisio che vi ho citato prima, quello c'ha tipo 400.000 iscritti, 200.000 visualizzazioni, ma un canale che dice un sacco di cazzate, cioè capito che ve voglio dire? Ho visto alcuni video che parla di glicemia, sì, ma quando comincia a parlare di dieta, cioè tu puoi parlare di fisioterapia, ma se ti metti a parlare di dieta e soprattutto allenamento come l'allenamento di 5.000 calorie, una cagata proprio assurda, una cagata pazzesca, come diceva mio fratello Fantozzi. Cioè, non puoi metterti a fare questi video che ti guardano 300.000 persone e dici che tu hai preso massa muscolare, hai preso 10 kg in un mese mangiando 5.000 calorie, che poi sono uno stecchino che mi sembravi veramente un pavesino. Ecco perché vi dico che la piattaforma di YouTube è intasata di merda. Selezionate bene i contenuti e i personaggi da seguire, non perché hanno 800 milioni di iscritti, allora sono più importanti, perché molti personaggi fanno così. Non collaboro con te perché hai 8.000 iscritti, collaboro con chi ce n'ha 200.000, perché più importante dice più verità, ma che cazzo stai a dire? Il profeta ha 7.600 iscritti e affermo soltanto verità. Quando arriveremo, diciamo, ad una soglia maggiore, sempre verità vi dico, non è che vi dico le cazzate, perché è proprio la mia onestà intellettuale e la mia onestà come persona e la mia trasparenza. Quindi, ragazzi, vi ho fatto questo breve video per farvi capire e dirvi, anzi, se ci stanno amici vostri, no, che vogliono cominciare palestra, devi fare una cosa, spegni proprio YouTube, non segui nessuno, semmai segui solo il profeta da verità che ti dà la saggezza, anche a livello di vita, ti indirizzo la retta via. Ma non seguire questi buffoni del web che sono soltanto cialtroni. Detto ciò, fate una cosa: mettete un mi piace, condividete il video con amici vostri, con i parenti, con tua nonna, con chi te pare. Condividi la saggezza profetica, lascia un like e iscriviti al canale che non ti costa niente. Al profeta fai un grande gesto perché il profeta divulga soltanto informazioni reali, a voi non vi costa niente, o c'avete il Parkinson che sta vedendo segnare. Cliccate un mi piace, iscrivetevi e condividete la voce profetica. Detto ciò, ragazzi, se vi piace la location scrivetelo e noi ci vediamo al prossimo video, di è. Ma che cazzo c'è? Un bazooka!